Il futuro di Federico Carraro si chiama Teramo, almeno per il prossimo biennio. Sì, sono molto 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 contento di vestire questa maglia in questa società che mi ha voluto fortemente e non vedo l'ora di iniziare insomma la stagione. Quando è nato il primo contatto e chi è che ti ha convinto in modo particolare? Il primo contatto, i primi di giugno, mi ha chiamato tramite il mister che avevo 2 anni fa a Pavia, Masper, mi ha contattato il mister Zauli che mi ha raccontato il suo credo calcistico. E poi da lì anche il direttore Fabio Lupo mi conosceva già e si è interessato a me e da lì sono iniziati tutti i contatti ed è iniziata la trattativa. In più poi c'è stata la chiamata del presidente che mi ha ulteriormente convinto a vestire questa maglia. Un inizio di carriera sfolgorante, non a caso, scuola fiorentina con debutto in Serie A, presenze in Coppa Italia, ci vuoi ricordare quei momenti? Sì, da giovane sono andato alla Fiorentina a 14 anni e ho fatto 5 anni di settore giovanile e ho fatto qualche presenza in prima squadra tra Coppa Italia e Serie A. Poi tra vari prestiti potevo fare meglio, però è andata come è andata. Adesso quest'anno voglio rilanciarmi qui e cercare di fare il meglio possibile per la squadra. Nell'ultimo triennio invece l'esperienza formativa sicuramente di Pavia, in Lega Pro, cosa ti lascia? No, a Pavia sono stato molto bene, sono stati 3 anni belli. Il primo un po' di costruzione, perché poi il presidente è andato via eccetera, poi sono arrivati i cinesi, hanno fatto una squadra competitiva in questi 2 anni, sono cresciuto molto anche perché in squadra avevo giocatori esperti che avevano tanti anni alle spalle di carriera. Nella tua esperienza anche la maglia azzurra? Sì, ho fatto tutte le under dall'under 16 all'under 21 e anche quel percorso là è un percorso che ti fa crescere molto. Come ti descriveresti invece dal punto di vista tecnico-tattico la tua nuova tifoseria? Sì, mi reputo un giocatore abbastanza tecnico, anche non è difficile, non è facile autogiudicarsi, però sono un giocatore che può giocare un po' in tutti i ruoli del centrocampo, anche se i miei preferiti sono davanti alla difesa o trequartista. Da Teramo invece cosa ti aspetti in modo particolare? Da Teramo mi aspetto una piazza abbastanza calda, come mi ha anche descritto il mio amico Cenciarelli che è stato qua questi anni, e mi aspetto veramente tanto. Sono venuto qua perché ci credo tantissimo nel progetto che c'è il presidente e spero di fare il meglio possibile. Ed è vero che un assist forse importante di Ribiero comunque te l'ha fornito proprio Cenciarelli per firmare il Teramo. Sì, anche Cenciarelli è stato parte integrante della mia scelta di venire qui. Infatti l'ho sentito in queste 2 settimane spesso per chiedergli consigli, insomma chiedergli com'era la città, la società.